alla società, ha detto che naturalmente Manfredonia è una piazza ambiziosa, vuole far bene, però dobbiamo prima, diciamo, mettere giù la rosa e poi capire anche le altre come si attrezzeranno. Non ha dubbi Celestino Ricucci, il Manfredonia lo ha scelto per ripartire dopo l'esperienza con Danilo Rufini in panchina, assicurando sì una cesura con il passato, ma nel segno della continuità per essere protagonista anche nel prossimo torneo di eccellenza pugliese. Già facevo parte dello staff del Manfredonia quest'anno, facevo il secondo a mister Rufini perché l'anno scorso il mister aveva una squalifica fino a dicembre, quindi all'inizio, prima della pandemia, andavo io in panchina. E niente, poi le strade tra il mister e il Manfredonia si sono divise e quindi mi hanno chiamato e ho accettato. Classe 78, Ricucci ha nei suoi trascorsi esperienze alla guida di Arpi Foggia, Sanseverese, Apricena, San Nicandro, Monte Sant'Angelo, Carapelle, Ascoli Satriano, Sporting Donia e Canosa. Non ha dubbi su quello che sarà il suo Manfredonia, anche se è ancora presto per parlare di nomi. Abbiamo aspettato l'ufficialità e ci vedremo nei prossimi giorni per parlare meglio della rosa. Il mio modulo preferito è il 4-3-3, ho sempre quasi giocato col 4-3-3, però ho anche fatto altri moduli. L'importante è mettere nella condizione migliore i propri calciatori e farli esprimere al meglio. È stato un torneo strano, quello del Manfredonia edizione 2020-21 in vetta. Fino alla penultima giornata, il club sipontino si è fermato alle semifinali playoff del girone A di eccellenza. Il campionato è stato anomalo perché comunque dopo le prime 4 giornate dove diciamo sono state partite vere, poi alla ripresa solamente chi aveva degli interessi, chi lottava per i playoff aveva delle motivazioni in più, mentre chi diciamo ha continuato lo ha fatto giusto per comunque finire il campionato, ma senza retrocessioni, senza quegli stimoli, diciamo che campionato un po' falsato. Inutile recriminare, è il mantra di Ricucci, nemmeno quando si parla delle possibilità di ripescaggio ridotte a zero per chi è arrivato alla post-season di eccellenza. Ho pensato che forse hanno voluto tutelare le squadre di Serie D perché comunque hanno, diciamo, fatto l'intero campionato, mentre le squadre di eccellenza, campionato un po' falsato, quindi dopo chi ha fatto solo 10 giornate poteva ritrovarsi in Serie D e forse, non lo so, hanno pensato di tutelare più quelle di chi retrocedeva.